Salve, mi chiamo Marzia e sono una volontaria del progetto Badenià. Tra le attività che saranno avviate a Peni troviamo anche le adozioni a distanza e le borse di studio, con l'introduzione però di nuove interessanti proposte. L'adozione a distanza, come sappiamo, rappresenta un supporto economico diretto per le famiglie veramente bisognose, attraverso la quale si offre a bambini e bambine che vivono in situazioni di estrema marginalità sociale l'opportunità di accedere ad una corretta alimentazione, a cure mediche adeguate, all'educazione scolastica, garantendo loro la prospettiva di un futuro migliore. I sostenitori di un'adozione a distanza ricevono due volte l'anno aggiornamenti sulla situazione del minore sostenuto e della sua famiglia. Qualora le condizioni locali lo consentano, è possibile anche ricevere foto e video. La prima nota, che è una novità, riguarda l'introduzione di controlli medici periodici per bambini assistiti. Poiché la situazione a Peni è più stabile dal punto di vista della sicurezza rispetto a quella di Nunà, è stato possibile instaurare una collaborazione con le istituzioni sanitarie locali per assicurarsi che i bambini vengano sottoposti a controlli medici semestrali. I costi individuali di questi controlli, mediamente pari a circa 20 euro all'anno, saranno coperti utilizzando una quota del sostegno annuale inviato alle singole famiglie. Un'altra novità importante è l'introduzione dal 2023 dell'opzione adozioni insieme. Di cosa si tratta? Offriamo l'opportunità di partecipare all'adozione a distanza finanziando una o più quote da 50 euro ciascuna, estendendo così ad un numero più ampio di persone la possibilità di poter contribuire a questa nobile iniziativa. Quest'opzione è ideale per piccoli gruppi di parenti, amici o altri sostenitori interessati a condividere questo gesto di generosità. Le borse di studio, invece, mirano a sostenere studenti desiderosi di proseguire gli studi, ma intrappolati nell'estrema povertà, rischiando purtroppo di interrompere il percorso scolastico a causa dei costi onerosi delle scuole medie e superiori. Attraverso un contributo annuo di 75 euro è possibile finanziare una borsa di studio per uno studente in difficoltà, consentendogli di continuare la sua istruzione attraverso la copertura delle spese scolastiche, l'acquisto del materiale didattico e la fruizione di corsi di supporto per alcune materie più difficoltose. Ogni sostenitore di una borsa di studio riceve trimestralmente i risultati scolastici dello studente e dispone anche di aggiornamenti personali tramite lettere, fotografie e, dove è possibile, anche brevi video. Una nuova opportunità è quella di condividere una borsa di studio con altre persone, contribuendo con una quota da 25 euro ciascuna, in alternativa al contributo completo di 75 euro. Infine, è importante ricordare che i contributi destinati al progetto Badenià, organizzazione di volontariato, effettuati tramite metodi tracciabili come bonifico bancario, carta di credito, assegno, danno diritto ad una detrazione fiscale del 35% sull'IRPEF. Grazie per l'attenzione.